Dolores, un percorso colmo di dolore e di speranza. Ci accingiamo a questo percorso con il cuore pieno di compassione, di commozione per tutte le vittime di una guerra tanto assurda quanto dolorosa. Camminiamo per riaffermare il ripudio alla guerra e la condizione che a noi occidentali, cristiani, speriamo non solo di muovere. Spetta il compito di mostrare alla gran parte del mondo il volto umano disarmato della cooperazione e del dialogo. Qui ci accompagna della sua misteriosa e continua presenza e resistenza, proprio a partire dalla nostra esistenza, da questa nostra storia di morte e vita. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo insieme, fratelli, con tutto il cuore, per chiedere ancora una volta il dono della pace. Ti supplichiamo umilmente che nel giorno del giudizio possiamo ascoltare
presso la tua destra, venite o benedetti, tu che sei Dio e viverai con Dio Padre nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Santa Madre, voi Padre, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Yeah.
Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Seconda stazione. Gesù è caricato nella croce. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. E i soldati intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo, lo rivestirono di un mantello purpureo e avanzandosi verso di lui dicevano:
Pilate, re dei giudei. Gesù uscì portando la corona di spine e il mantello purpureo. E Pilato disse loro: ecco un uomo. Nel vederlo, i sommi sacerdoti e le guardie gridarono: crocifiggilo, crocifiggilo. Signore, ti contempliamo nel pretorio, solo e difeso, schernito, caricato della croce. Come comprendere questa atrocità, questa follia della croce, se non ricorrendo al tuo immenso amore? Oggi molti fratelli fanno esperienza della pesantezza della croce e la tua afflizione la possiamo scorgere nei volti sofferenti dei nostri fratelli che subiscono la guerra, che sono costretti a lasciare i propri affetti, le proprie sicurezze, divenute ormai trappole di morte, e che si ritrovano a pregare e a piangere per i propri figli, che sono costretti a dover resistere innanzi ad una guerra non voluta. Ti chiediamo, Signore, di portare pace nei cuori dei governanti, affinché tutti gli orrori delle guerre vengano messi a tacere. Aiuta coloro che stanno affrontando la difficoltà della guerra a non perdere la speranza, e come afferma Papa Francesco, è la virtù di chi, sperimentando il conflitto, la lotta quotidiana tra la vita e la morte, tra il bene e il male, crede nella risurrezione di Cristo, nella vittoria della pure. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Preghiamo. Signore, Padre buono, infondi in noi il tuo Santo Spirito e donaci la fortezza, perché solo così avremo il coraggio di testimoniare la tua verità, che è via di giustizia e riconciliazione. Per Cristo nostro Signore. Santa Madre de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio.
Adesso nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di